Buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 24 gennaio 2018, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con le notizie della serata. PD Renzi pronto a blindare Boschi nel collegio di Bolzano con i voti della SVP. I Dem altoatesini dicono scelta oligarchica. Il disegno dell'ex premier prevede un posto per la Fedelissima nella provincia autonoma in alternativa come capolista. Il primo partito di lingua tedesca approva compiaciuto ed è pronto a dare una mano con i suoi voti dopo i favori ricevuti nella legislatura più fruttuosa dal 1948, come loro stessi la definiscono. Il PD locale è rimasto all'oscuro e la comunità italiana non avrà un candidato. Elezioni, Agicom richiama 5 mittenti, sulla 7 Sky troppo spazio Movimento 5 Stelle e Lega, su Rai News, all'EU e su Mediaset a Forza Italia. L'autorità ha monitorato il periodo tra il 15 e il 21 gennaio e deciso forti richiami per 5 mittenti. Il De Mansaldi dice quadro imbarazzante, Mentana dice, risponde patetico, in 21 telegiornali 4 minuti e 12 secondi per i grillini e 1 minuto e 50 secondi per il carroccio. Mediaset risponde anomalie dovute alla new entry del tempo di notizia dei TG. Cina, le prime due scimmie clonate come la pecora Dolly, primati geneticamente omogenei. Finora ogni tentativo sulla scimmia era fallito perché i nuclei delle loro cellule differenziate contengono geni che impediscono lo sviluppo dell'embrione. Grignaschi dell'Istituto Mario Negri dice che si ridurrà il numero di animali sacrificati per ogni singolo esperimento. Quote latte, l'Unione Europea condanna l'Italia. Ha pagato 1,3 miliardi di multe invece di riscuoterli dai produttori. La Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia per le quote latte. Secondo i giudici, infatti, Roma è venuta meno agli obblighi sul prelievo supplementare agli allevatori per la produzione di latte in eccesso rispetto alla quota nazionale. La sentenza arriva dopo 2 anni di dibattimento e si riferisce al mancato recupero dagli effettivi responsabili di una cifra stimata in 1,34 miliardi di multe sulle quote latte databili al periodo compreso tra il 1995 e il 2009. Bollette telefoniche, il Codacons contro TIM e Vodafone, aumenti tariffe annullano vantaggi di fatturazione mensile, dice il Codacons. L'Associazione dei consumatori denuncia che se le condizioni contrattuali sono le medesime per tutti gli operatori, il consumatore, anche se volesse cambiare operatore, non potrebbe mai trovare offerte diverse e più vantaggiose. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con le trasmissioni.